5 consigli per registrare la voce nel tuo home studio. Numero 1. Usa un microfono di qualità. Questa cosa viene data per scontato, ma non è così, perché alcuni pensano che sia possibile registrare anche con un cellulare. Adesso anch'io sto registrando col cellulare, però comunque questo è un microfono di qualità accettabile. Scegli un modello adatto alle tue esigenze, al tuo budget, e assicurati di usarlo correttamente, magari tenendolo a una distanza di circa 30 cm dalla bocca. Numero 2. Oltre ad usare un filtro anti-pop, proteggi il tuo home studio dai rumori esterni. Non avete idea delle tracce che mi arrivano? Cani che abbaiano, bambini che piangono in sottofondo, persino flatulenze. Usa magari tende pesanti e cerca di registrare in un momento della giornata dove ci sono meno rumori di sottofondo. Numero 3. Usa un software di registrazione di qualità. Un buon programma di registrazione ti consentirà di avere un suono più professionale grazie alle sue capacità di post-produzione. Studia bene quindi sia il programma che la tua scheda audio, magari leggendo e rileggendo i manuali. Numero 4. Assicurati che il tuo home studio sia illuminato, che la temperatura sia confortevole. Tieni a portata di mano una bottiglietta d'acqua e bevi spesso. Numero 5. Prenditi del tempo per rilassarti e prepararti. Prima di iniziare a registrare, assicurati di essere ben riposato e di avere la mente sgombra. E cerca di non avere fretta durante la registrazione. Dedica quanto più tempo possibile, non solo poche ore. Se è necessario, anche giorni. Se senti che non sei al massimo della forma, potrebbe essere meglio riprogrammare la sessione in un altro momento. E poi dire tanto si aggiusta dopo, non è mai una buona idea. Alla prossima, Audiofolli!